quando scompare un grande, ci diciamo tutti i suoi amici, ma Paolo Mengoli è un amico da sempre di Lucio Dalla. Paolo, amico vero, e in tempi non sospetti. Sì, ci siamo, abbiamo frequentato lo stesso sport, esatto, la stessa città, visto giusto per poter poi vedersi anche dopo un anno e dire: oh, ciao, come stai? Dai, vieni. Senti Paolo, visto che tu non hai bisogno di scaldare la voce, mi fai sognare. Caruso, Paolo Mengoli. Grazie. Qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento, un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. E voglio che scioglie il sangue di te fessa. Vide le luci in mezzo al mare, penso alle notti là in America, una bianca scia di un'elica. Senti il dolore della musica, si alzò dal pianoforte, e quando vide la luna uscire da una nuvola sembrò più dolce anche la morte. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare, poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai, è una catena ormai che scioglie il sangue. Potenza della lirica, dove ogni trame è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicini e veri, ti fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia di un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Te voglio bene assai,
che scioglie sangue, tinte e vele, tinte e vele, sai. E la catena ormai scioglie il sangue, dite vele, dite vele, sai. Grazie. Mamma mia, Paola. Grazie. Che sudate! Ce ne andiamo in pubblicità, poi tornate qui. Grazie. Questa amicizia continua. Grazie. Grazie. Noi abbiamo ancora Caruso nel cuore, interpretata da Paolo Melli. Grazie. Grazie. Strepitoso come sei. Paolo, io ho detto all'inizio, amico vero di Lucio Dalla e dagli Esordi. Entrambi bolognesi, entrambi innamorati di questa città. Guarda, prima di unirci la musica, come ha fatto con altri, io ci sono arrivato vicino proprio alla fine, poi dopo te lo dirò, ci univa lo sport, la pallacanestro, il calcio in primis per il Bologna, tifo per il Bologna, ci si vedeva sempre allo stadio e si disquisiva sulla musica lì, ma poco. Perché si parlava solo di calcio. Per il Bologna, che per la Fortitudo era proprio una passione vera. Guarda, a Bologna c'erano due squadre, si chiamava Basket City, quindi c'era Fortitudo e Virtus, che erano le entità. Esatto. Poi, sai, i vari sponsor davano il nome, certo, sulla maglietta, però era Fortitudo e Virtus. Io ero fortitudino, non praticante, ma seguivo ogni tanto, e lui era virtusino. Poi c'era i giocatori... Facciamo addirittura un pranzo in cui un giornale ci invitò lui e me come due. Come dire, sfidati. Poi due giocatori, uno della Virtus. Bellissimo. E uno dell'Eldorado, che si chiamava così, della Fortitudo, cioè, che erano Gianfranco Lombardi e Gary Schull, e un giocatore del Bologna che era Franco Janic, che era il 1971, mi ricordo come se fosse oggi. L'anno del Festival di Sanremo, dove con stavate tutti e due. Sì, con lui a 4 marzo 43. Dice che era un bel uomo e veniva. Era quello. E tu avevi anche una canzone fortissima. No, perché... I ragazzi come noi, esatto, che fu un po' un'anticipazione di quello che fu un domani, poi Terra Promessa, esatto, di siamo ragazzi di oggi. I ragazzi come noi non muoiono mai. Cioè, praticamente... Per il sole hanno sempre sguardi blu. Ed erano tempi difficili anche per il mondo giovanile. Questo è Gary Schull, vedi, un grande campione. Grande campione. Che di fianco a lui sembrava un nano. Perché di... poi, detto tra me e te, Paolo, non vi offendete, pure Lucio non è che fosse un gigante. Ma Lucio, certo, innamorati a pallacanestro. Giocava a pallacanestro lui, Giocava anche a pallacanestro. Giocava a pallacanestro, ha giocato anche a calcio con noi. E difatti venne a Pavullo quel giorno, invitato da Morandi, chiaramente, a fare questa partita. Ci sono delle foto simpatiche, aveva due ciliegine qua nell'orecchio. L'abbiamo quindi... visto anche cantare, sì, in quella, sì, cosa. Abbiamo visto tante foto, Paolo, la triade, Morandi, Mengoli e Dalla. Tre bolognesi doc. Beh, aggiungerei anche Mingardi, Carboni, veri bolognesi. Però, insomma, diciamo coetanei, mettiamola così. Di quella fascia d'età. Esatto, mettiamo così. Tre persone però alleate anche in quello che era la battaglia civili, più che altro... E la solidarietà. Voi non vi siete mai tirati indietro. Mai, intanto, mai. Ecco qua. Questa è proprio la foto con le ciliegie all'orecchio. Sì. Guardate qua. Sei meraviglioso. Ma lui era molto ironico verso se stesso. Non ha mai
non ha mai fatto... Cioè, si divertiva anche... Cioè, una volta allo stadio, mi ricordo, aveva questo posticcio in testa e salutava la gente togliendosi il posticcio. Questo era Senti, e non portava ancora il cappello. No? Ciao Lucio, ciao! Fantastico! Paolo, ma... Intanto guardate, te portiere, guardatelo lì. Lucio, Pupo, sti capelloni, Palazzolo. Certo che li hai sempre avuto, sei fantastico. Nessuno ma può sì, dire sono che c'hai i parrucchi. Esatto, sei meraviglioso. Senti Paolo, Lucio era consapevole. Tu una volta dicesti, mi spiazzasti, Lucio è sempre stato qualcosa più di tutti gli altri. Me lo dicesti in camera caritatis, quindi insomma parlavamo tra me e te. Questo vuol dire che ci credi veramente. Lui era consapevole della sua arte, della sua grandezza. Lui si divertiva. Cioè lui non è che questa cosa, questa arte la prendesse come un lavoro. Lui, per lui era un divertimento. C'è anche un aneddoto nella canzone di Gianni Morandi in Dimmi Dimmi. E lui, Gianni canta dicendo a me piace la musica, mi piace cantare, sei sul palco. E poi dice a Lucio, e te invece piace stare nei videogames. Esatto. Quindi certo. Era così, però lui era innato questo suo modo. Addirittura Pupi Avati... Era spiazzato da come Lucio suonasse il clarinetto e Avati suonava il clarinetto. Sì, sì. Però quando c'era Lucio io mi sentivo piccolo perché lui era istrionico. Guardate, ecco. Quanti colleghi sarebbero risposti, abbiamo parlato di chiacchiericcio. Senti Paolo, c'è un episodio molto bello. Tu inviato al Festival di Sanremo, sì. Grande performance Dalla e Carone e tu... Ma io era già il secondo anno che ero inviato per questa trasmissione, possiamo dire intanto, no, Mezzogiorno dirla. In famiglia di Michele Guardì. E la sera prima era il sabato 12 di febbraio 2012, sabato 12 febbraio 2012, la finale era. E la sera prima praticamente il Bologna batté l'Inter 3-0, un grande evento. Grande roba. A San Siro. Figuratevi. Due gol di Divaio e uno di Acqua Fresca. Pure i minuti, sa, meraviglioso. Allora, io sapevo che Lucio era dentro al teatro. Io dovevo cercare gli ospiti insieme alla promoter della trasmissione. Allora, dico, c'è Lucio dentro, cosa faccio? Vado, non vado? Poi, sai, stava aspettando. Chiaro. Allora, poi io vado dentro e parlo del Bologna. Vedrai che... certo, dai. Allora sono entrato, oh, ciao Lucio, ieri sera. Ieri sera è andata 3-0, grande, sì, veramente straordinario. Beh, dico, tre gnocchi all'Inter, E così, e lì per 30 secondi. Poi gli dico, senti Lucio, ma cosa fai verso mezzogiorno? Sono qua, ma perché non vieni dico, sto facendo il collegamento con Mezzogiorno in Famiglia, per Rai 2. Vieni, dai, dire due parole. E lui disse, guarda Paolo, no. Non vengo perché qui c'è Pier Davide Carone. Che abbiamo avuto ospite, eh? Sono consapevole che se io dovessi venire, l'attenzione si sposterebbe su di me. Allora. E quindi è lui che è qua. E lui praticamente fa, chiedimi quello che vuoi, però non fai venire lui oppure fai venire lui. No, lui allora. Io gli chiedi una canzone. Dammi una canzone. Va bene. Aspetta che mica è finita. Mi siete visti, sì, qualche giorno prima. Che purtroppo sì, lui finisce. Alla partita contro Bologna Udinese allo stadio, prima di andare via dallo stadio, mi batté la mano sulla spalla perché eravamo seduti in tribuna e disse: non oh, non mi sono mica dimenticato, adesso quando torno ho già la canzone per te. Purtroppo il 1° marzo ci ha lasciato. Paolo, però noi lo salutiamo con i tuoi medley. Va Questo bene. È Lucio Dalla interpretato da Paolo Mengo. Grazie. Ascoltate. Grazie. Bene. Amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Da quando sei partito c'è una grossa novità. L'anno vecchio è finito, ma qualcosa ancora qui non va. Non va. Vedi caro amico, cosa ti scrive ti dico, e come sono contento di essere qui in questo momento. Vedi caro amico, cosa si deve inventare
per poter riderci sopra, per continuare a sperare. E se quest'anno poi passasse in un istante, vedi amico mio come diventa importante che in questo mondo ci sia anch'io. L'anno che sta arrivando tra un anno passerà, io mi sto preparando e questa è la novità. Tutti assieme, vai, assieme! Stare senza di lei mi uccide, stare senza di lei non si vive. Canzone, cercala se puoi, senza di lei non si vive, stare senza di lei mi uccide. Canzone, provala se puoi. Sì. Per Paolo Mengoli. Grazie. Amico vero di Lucio Dalla. Senza di lei non si vive. Senza Monica Di Loreto e il suo medico. Stupenda, meravigliosa, meravigliosa creatura. Ma quanti lui.